Devi andare oltre. Cammina con Mugi Baba. Se non sei indulgente a livello fisico, emotivo, pratico e materiale, se il tuo cuore non è benevolo, la tua vita non fiorirà. Non sarà bellissima, capisci? Perché questo sarebbe ciò che verresti a conoscere in quanto persona egoista, qualcuno molto preso da se stesso, il luogo peggiore in cui un essere umano possa essere intrappolato. L'essere umano è quell'aspetto della coscienza che vive nel ritratto di sé in quanto persona. Quello della persona è uno dei luoghi peggiori dove farsi intrappolare, dove la tua vita è completamente invischiata, tutta aggrovigliata, all'identità che credi di essere, al ritratto che crei di te stesso, ovvero chi reputi di essere. Non ho visto altro che tragedia lì. È da lì, è da questo luogo che hanno origine le guerre, che si generano tante atrocità, la crudeltà, l'egoismo. Lì prospera l'ego, i contrasti sono la norma e la vita viene inibita, ristretta, smette di scorrere. È lì che la coscienza resta bloccata nella morsa della persona. Ogni aspetto della vita inizia a ristagnare e l'essere umano inizia a morire, nonostante resti biologicamente vivo. Ecco perché si incoraggiano il più possibile le persone che sentono un'aspirazione, un'urgenza a svegliarsi dal sonno oscuro ed entrare nella luce del vero risveglio. Questa è la forza d'attrazione del satsang. Satsang non è solo un termine sanscrito o indiano. Il satsang è vita, cioè la relazione col tuo cuore, la relazione che matura per gradi trasformandosi in unità. Di fatto è sempre un'unità, ma deve essere riconosciuta, vissuta, dimostrata inconfutabilmente dall'esperienza diretta. E là dentro, quella è la tua realtà. Ho visto più e più volte persone muoversi con un egoismo tale da cercare di sembrare esteriormente meravigliose, carine e adorabili. Tutte queste sono facciate, apparenze, pretesti e basta. Non voglio parlare della persona, perché in realtà è solo una sorta di abito che la coscienza indossa per un po'. Non ha una realtà indipendente dalle credenze e dalla forza vitale, non esiste davvero, è solo una convinzione, uno stato mentale che sorge nella coscienza. Gli umani devono scoprire e riconoscere di essere la coscienza piuttosto che la persona. Allora ti puoi godere il senso di essa, come un attore si gode la parte che recita a teatro o al cinema. Ti piace, reciti bene la parte, tuttavia sai sempre che non sei quello. Ogni essere umano deve fare questo tipo di esperienza e capire il ruolo che sembra assumere nella vita. Se ti concedi un po' di spazio per stare in silenzio quanto basta, constaterai che la vita si dispiega come trasportata da un'onda, un flusso d'energia da cui scaturisce ogni sua espressione. Se sei silenzioso quanto basta, lo constaterai e inizierai ad apprezzare che non ci sei tu che vivi la vita. La vita che dici di vivere è un dispiegarsi dell'espressione di Dio tramite il corpo. Quando inizi a comprenderlo, si acuisce la consapevolezza della tua natura profonda che è coscienza. Come inizi a scoprire la coscienza, a scoprire te stesso in quanto presenza, la tua vita diventa molto più luminosa, più intensa, più trasparente e autentica. La gioia irrompe nel tuo cuore, è così la pace, l'amore, il vero amore. Non l'amore che va in cerca di amore, ma quell'amore che è
come la luce, il calore e la radiosità del sole. Il sole non risplende ogni giorno con l'intento di dare luce al mondo. È e basta. Deve esserci un essere essenziale che riguarda la vita, noi stessi, perché solo là troverai la quiete e, diciamo, il vero essere umano, che altro non è, se non coscienza della sua forma, nella sua espressione più autentica. Quindi l'indicazione essenziale è disidentificarsi con ogni mezzo dal costrutto chiamato persona. Cioè, da io sono il corpo, i miei condizionamenti, l'educazione, sono i miei pensieri e le mie emozioni. Devi andare oltre. Se non sai come fare, e non hai un insegnante nella tua città, nessuno che ti possa guidare, inizia andando su internet, su Google, e digita satsang o realizzazione del sé. Oppure guarda uno dei nostri video, ma non devi seguire me. Puoi cercarne altri che siano in risonanza con la verità e inizia a guardarli, riflettici, meditaci su. E se sei all'autentica ricerca della verità, avvertirai una forza che inizia a muoversi da dentro e sviluppa sensibilità. E presto ti accorgerai che sei già in cammino, hai iniziato il viaggio alla scoperta di te stesso. Dunque, ti auguro ogni bene per tutto ciò che fai, che è autentico e che ha ragione dall'amore, per un'evoluzione autentica della coscienza e per realizzare il Sé Supremo. Om, Om, Om. Cantante, sei sconfinato. Nel suo splendore. Tutto questo è chiaro. E si manifesta solo per sua grazia. Le parole che canta ci chiamano per riportarci a casa. Al puro vuoto. Colmo d'amore. Silenzio indisturbato. Pace e spazio. Vera consapevolezza. Amore e vita. Questa è libertà. Che luminosa risplende. Sintetizzando, l'indicazione essenziale è disidentificarsi con ogni mezzo dal costrutto chiamato persona. Che è il convincimento: io sono il corpo, sono i miei condizionamenti, i miei pensieri e le mie azioni, emozioni. Tu devi andare al di là di tutto questo. Cantante, vedrai, sei già a casa.